Nero lascia, dopo aver vinto tante battaglie, Giorgio Barbareschi ha lasciato un'impronta vera in ogni luogo dove ha giocato. Non è un caso se dalle parti di Cagliari, dove è stato protagonista di una storica promozione in A1, rimane indelebile il ricordo di un intero palazzetto che durante una partita, con la squadra in difficoltà, chiama a gran voce il guerriero in campo per provare a risolvere la gara, costringendo di fatto un coach in confusione a schierarlo. Anche in quell'occasione lui aveva risposto presente. Riprendendo le parole di un noto collega, Giorgio decide di lasciare la pallavolo nel momento in cui, da leader massimo, si trovava nella posizione di colui che sarà rimpianto. Da tutti. Il guerriero lascia la Serie A, quella pallavolo dove ha giocato ad altissimi livelli e regalato gioie indescrivibili a se stesso, ma a tutte anche le persone che gli sono state attorno. Sì, perché Giorgio è stato molto amato e lo sarà per sempre, per tutti quelli che lo conoscono davvero. Un uomo spogliatoio, un vero compagnone, mattatore nelle grandi occasioni, trascinatore vero e animo dolce, dolcissimo, appena dopo aver schiaffeggiato quel pallone con tutta la forza del mondo. Grazie di tutto, guerriero.